E bella a tutti ragazzi, se sai che mi dite la risata. Non sei capito? E oggi siamo qui in un nuovo video di Deep Psychopath Hunt, in cui faremo normal e hard mode. Allora, farò un attimo la speedrun della normal, perché la hard ci terrà impegnati. Molto impegnati. Quindi speedrun proprio certi livelli. Buono, lo c'è già tutto. Non te la chiamo da quella parte, vedo che c'è la partita. Ok, ce l'abbiamo già bella pronta. Ok. Partire da qua. Se ne va. Questa è una cosa molto delicata. Velocità. Se si è veloci, si è avvantaggiati. Solo se si è veloci. Se questo gioco mi dice molta velocità. E molta strategia. Se non si ha una strategia per vincere, si perde. Quindi bisogna sapere i punti precisi in cui attirarlo, i punti dove non attirarlo. E anche quando bisogna fare delle determinazioni. E quante volte bisogna fare quelle determinazioni, appunto? Non sto dicendo cafonate. Volevo precisare solo questo. E il mio video. Non è un problema. Mi posso dire. Non mi interessa. Tanto me ne scappo. Non sta qua il codice. Sono problemi. Visto che non so dov'è, la pasta assoluta, cioè questo. Usare la bottiglia! Eccolo. Bravo! Così che adesso vado a usare il fucile. Fucile! Certo, prima un attimo da setti. Ok, il martello sta qua. Aspetto, sta qua, lo mozzo, vado a prendere velocemente il martello, passo qui, faccio il codice del presente, sta qui, eccolo infatti, e ora prendiamo la chiave e ce ne andiamo, e quindi semplicemente abbiamo finito la normal in 3 minuti e 35 secondi, più o meno, proprio, se posso dire 40 secondi. Non è stato chissà di quelle difficoltà. Ora i problemi arrivano con la hard mod. Con la hard. Perché la hard è hard, appunto. Quindi qui bisogna essere straveloci a fare qualsiasi cosa. Qua bisogna veramente applicare le vere strategie, ecco. Quindi se qui si applicano le strategie si riesce a farla in pochissimo tempo anche. Li vado. Che dopo devo anche editare il video e poi se è bel tempo devo anche andare a fare il vlog con lo Jaxar che vi avevo promesso oggi. Perché dopo devo editare anche quello, Adesso inizio un po' ad editare, inizio anche ad impegnarmi un pochino di più su YouTube. Adesso i pavimenti scricchiolano per tutto.
Qua bisogna essere straveloci. Sentite qua, si c'è uno straveloce. Sta venendo qui. Niente, dove si buchi? Non mi vedo. Non sto facendo così. Non devi aprire. Volevi trovarmi. Darmi 30 secondi. Perché la polizia non riesce a entrare in questa casa? Io abbiamo fatto tutto un pezzo. E facciamo una delle cose più rumorose. Da ora dovrebbero essere finiti i 30 secondi di pace. Ok, ora sicuro che viene. Mi voleva trollare. Non si muove più velocemente di me. A 3 km di distanza, però questi sono più che dettagli. No, ma non conviene fare quella strada. Conviene fare quell'altra. Ma mi manca solo quel lucchetto. Sembra l'ultima. Ho il fucile. E anche se senza munizioni posso comunque caricarlo. Magari non adesso, non lo carico adesso. Del niente. Adesso sopra. Vado e rischio! Ho rischiato di brutto. Ma io già mi chiederò la cerbottana, scusatemi, Ma io la cerbottana mi preparo. Io la cerbottana mi preparo. Ma è sempre carica, ok, è sempre carica, buona. Cioè, raga, io mi preparo, io guasto con la cerbottana. Non si sa mai, mi si fa svegliare. Mentre faccio il codice, se lei mi ammazza di nuovo. No, grazie. Ok, abbiamo finito la hard, lo so già, perché non mi manca niente praticamente. E stiamo riuscendo, stiamo andando avanti con questo gioco. Ovviamente hanno fatto anche il capitolo 2, quindi se lo volete io lo posso anche giocare. Non è finito. Pensavo fosse finito, ma non è così. Sono finiti i secondi, per forza. Detesto, guarda.
abilità e strategia. E vado. Ok. Ci sono riuscito, mi sono fatto prendere solo una volta e... congratulazioni a me. GG! Let's go! E dai, ovviamente ci abbiamo messo un po' di più rispetto all'altra volta, però ci sta perché... si parla di difficoltà. Perché c'è l'hard di mezzo, ecco. E l'hard è difficile. Però se comunque si ha delle strategie, si fa easy. È come se fosse una easy. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao!